Buonasera a tutti, benvenuti ai nostri ospiti, ai produttori. Io direi che potremmo cominciare da quello che è il prodotto forse che incarna di più lo spirito del progetto della conservatoria, in quanto parliamo di una produzione assolutamente di nicchia, che se dal punto di vista commerciale ha una rilevanza molto molto bassa, è diversamente importante per quanto riguarda ciò che rappresenta la ripresa di una coltivazione così difficile, così delicata, che comunque, come ha anticipato anche la Paola, è sempre stata presente in Piemonte. Poi, come sappiamo, le microglaciazioni che si sono succedute hanno visto sparire tantissime di queste produzioni. Parlo di zafferano, ma potremmo fare l'esempio anche dell'olivicoltura, che nell'Astigiano, nella zona di Moncalvo, a San Marzano Oliveto è sempre stata presente. Quindi io direi di cominciare con Paolo e Micaela Corda, che ci spiegano che cos'è stato cos'è stata quella scelta illogica ma ragionata, parole loro, che li hanno portati a coltivare zafferano nell'Astigiano. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Perché ci siamo trovati a coltivare zafferano è tutto merito di mio marito, o merito, spero che sia un merito, insomma. Diciamo che è nato tutto da una curiosità. Ormai quasi 10 anni fa si era un po' incuriosito da questa particolare pianta, guardando la classica trasmissione in TV. Paolo prima faceva l'architetto, e quindi nell'orto di casa aveva piantato giù un po' di bulbi. Entrambi abbiamo ricercato il territorio più adatto per poter coltivare professionalmente questa spezia. Abbiamo trovato quindi la nostra cascina, l'ultimo lavoro di Paolo è stato ristrutturarla, dopodiché siamo partiti a capofitto in questo progetto che tutt'oggi, devo dire, è ancora in fase di crescita anno per anno. Cioè, stiamo parlando comunque di una storia molto recente, perché 2012-2013 si parlava di 50 bulbi, oggi sono? E 50.000. Insomma, mi pare una cifra che è importante, ed è un bel inizio per una storia che non è così semplice come può sembrare. Se il core business dell'azienda è lo zafferano, intorno esiste un bel ventaglio di altri prodotti, dal miele alle confetture, molto molto particolari, che vedremo un attimino nello specifico un pochettino più avanti. Quello che vorrei approfondire con loro è la vita di questo bulbo, cioè cosa succede al momento in cui viene interrato, o direi anzi da molto prima, che cosa succede al terreno prima che il bulbo venga interrato, come viene preparato, fino al passaggio più delicato, quello della raccolta, che sicuramente riserverà delle sorprese per tutti. Allora, sì, è un bulbo molto particolare, perché a differenza di tutti gli altri bulbi da fiore che noi classicamente conosciamo, che hanno un ciclo, quindi una fioritura anche di conseguenza primaverile, lo zafferano fiorisce invece in pieno autunno, quasi alle porte dell'inverno. Lo zafferano viene impiantato nel mese di agosto, quindi quando fa caldissimo, quindi ti fa già sudare subito, ti dà già le sue soddisfazioni subito nelle fasi di impianto. Poi ha un ciclo, diciamo, inizialmente molto rapido, nel senso che in 60 giorni circa lo zafferano va in fioritura, quindi è una cosa molto 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 rapida. Le particolarità sono che, ad esempio, lo zafferano che produciamo noi, quindi cercando di mantenere la qualità il più elevata possibile, viene raccolto di notte, non viene raccolto di giorno. È una finestra temporale non di 24 ore. È una finestra temporale di circa 5 ore al giorno massimo. Si inizia intorno alle 4 di mattina e si termina intorno alle 9, 9 e mezza di mattina. Ma in realtà questa è solo la fase raccolta, perché il fiore dello zafferano dura un giorno solo, poi sfiorisce e appassisce. Quindi entro la sera, o entro la notte, in base a uno quanto è più è rapido, va aperto fiore per fiore, vengono estratti gli stimmi manualmente, tutto il processo è fatto interamente manuale. Manualmente vengono essiccati e poi vengono direttamente confezionati per non perdere le proprietà
per non far evaporare tutti gli aromi e tutte le qualità organolettiche del prodotto. Anche perché ricordiamo, il fiore non si raccoglie alla schiusa, ma deve essere chiuso. Il 99,9% dello zafferano in commercio è in bustine, è in polvere. Chiunque faccia mente locale si ricorderà che la maggior parte delle volte troverà un prodotto di un colore giallo carico piuttosto che arancione, ma assolutamente non con questo rosso zafferano proprio. Perché? Qui purtroppo ci si scontra con quelle che sono un pochino le quantità richieste dal mercato, che un buon zafferano, anche riunioni e associazioni di produttori di zafferano non riuscirebbero mai a, diciamo così, a sopperire. Innanzitutto lo zafferano è rosso, punto. Sono questi, la foto che ho portato qui era proprio per farvi vedere il fiore aperto, cosa contiene. Come tutti i fiori ha i petali, i pistilli gialli e i tre stimmi rossi. Questi stimmi rossi sono lo zafferano. Tutte le confetture di piccoli frutti e di frutta sono coltivate direttamente in azienda. Sì, noi abbiamo sia lo zafferano che i piccoli frutti. Consiglio vivamente una gita fuori porta, perché il posto è veramente molto molto bello e in azienda, oltre a trovare i prodotti, ci sono anche altre attività da fare. Facciamo fattoria didattica, quindi siamo accreditati dalla regione per ricevere gruppi di persone, anche i bambini, quindi anche in età scolastica o più grandicelli, quindi facciamo dei percorsi didattici in funzione dell'età, dai più piccoli nei più grandi.